I comuni in provincia di Crotone più virtuosi, con la presenza di defibrillatori, sono Casabona e Rocca di Neto. Una manovra può salvare una vita. Domenica 13 ottobre alle ore 11, in occasione della giornata nazionale, si terrà una manovra per la vita in Piazza della Resistenza a Crotone, dove gli stessi istruttori SIMEUP saranno a disposizione per spiegare a tutti quali manovre effettuare per salvare la vita in caso di soffocamento o problemi cardiovascolari. Il soffocamento da corpo estraneo è una delle principali cause di morte nei bambini da 0 a 3 anni e il rischio resta elevato fino all'adolescenza. Il nostro impegno come società scientifica nazionale e locale è proprio quella di cercare di fare informazione sull'importanza della prevenzione degli incidenti che possono provocare un arresto cardiorespiratorio e naturalmente la prevenzione degli incidenti come sono l'inalazione dei corpi estranei che provocano arresto cardiorespiratorio e poi facciamo la formazione. La formazione sono dei corsi di formazione secondo il decreto Balduzzi, legge dello Stato italiano dal 2014 che prevede l'obbligatorietà dei defibrillatori in qualunque luogo privato o pubblico dove ci sia accesso di pubblico. Noi facciamo questi corsi che la legge prevede in 5 ore e 30 e dopodiché rilasciamo un certificato all'uso del defibrillatore da parte dei cittadini. Questi corsi sono indirizzati ai non sanitari, ai cittadini qualunque, perché è importante che si raggiunga un 20% della certificazione della popolazione in generale per avere delle zone cardioprotette. Saranno inoltre premiate 7 persone che, proprio grazie al corso di SIMEUP, hanno salvato delle vite umane. Poi verrà presentata la mappa interattiva sulla presenza dei defibrillatori a Crotone provincia. Quante persone sono state salvate? Vi è una stima? È una prima stima importante, l'abbiamo tirata noi fuori come dato di SIMEUP Crotone, perché noi dal 2021 post-Covid i numeri dei cittadini formati è veramente pauroso. Abbiamo certificato 3.000 cittadini, di cui moltissimi alunni delle scuole medio superiori, e posso dirvi che ad oggi ci sono 7 bambini che continuano a vivere perché ci sono state 7 cittadini che hanno fatto i nostri corsi che gli hanno salvato la vita, chi per motivi di affogamento, chi per inalazione di corpo estraneo, però oggi vivono grazie ai loro angeli che hanno messo in pratica le manovre, e quindi i nostri corsi penso che ci meritiamo una grande medaglia. Punterete a una rete capillare in tutti i quartieri di Crotone? È una bellissima idea, assolutamente sì, e questo è sempre coinvolgendo quelli che sono i comitati dei quartieri, questo è quello che si può fare. E da questo abbiamo creato questa mappa che è diventata interattiva, quindi chiunque in qualsiasi momento può accedere sul sito e andare a inserire quelli che sono i dati della cardioprotezione, quindi inserire i defibrillatori, poi da parte nostra ci sarà una verifica. Quindi siamo riusciti a censire Crotone e provincia, tanti defibrillatori ancora ovviamente mancano, però anche dopo la giornata di oggi può essere una sensibilizzazione verso la popolazione e poter inserire ulteriori dati. I dati a Crotone e provincia sono di 120 defibrillatori, ripeto, da noi conosciuti, per questo ho voluto fare la premessa. Paesi molto attivi, dove hanno visto ed entrati in un progetto che viene chiamato progetto PAD, che vuol dire Public Access Defibrillation, quindi defibrillatori accessibili a tutti, abbiamo avuto Casabona e Rocca di Neto, dove a Rocca di Neto ci sono 10 defibrillatori e 100 abitanti formati, e Casabona dove ci sono 7 defibrillatori e 150 persone formate. Persone formate, parliamo di non sanitari, quindi non infermieri, non medici, ma personale laico. Il meno virtuoso in questo, un altro comune virtuoso vi posso dire che è Mesoraca e Petilia, però sono virtuoso molto quei paesi dove non c'è l'arrivo dell'ambulanza, dove è lontano l'arrivo del 118, quindi paesi molto lontani come possono essere Mesoraca, Petilia. Crotone è virtuoso, vi dico di sì, però dal punto di vista privato, quindi tutte le associazioni sportive, le cliniche, gli ospedali, i dentisti, i farmacisti, quindi stanno diventando alla fine dei veri e propri punti di primo intervento loro, con la presenza del defibrillatore, delle postazioni salvavita, dove c'è un defibrillatore e del personale formato. I comuni si dovrebbero attivare per una rete capillare e il lavoro da fare è tanto. Uno di questi potrebbe essere impostare dei defibrillatori alla distanza corretta, quindi 500 metri l'uno dall'altro, perché quando si parla di arresto cardiaco bisogna intervenire entro i 4 minuti, perché è il tempo giusto per far riprendere la persona
senza danni. Quindi il comune può fare una rete capillare di defibrillatori anche seguiti, visto che c'è la tecnologia che ci aiuta, in maniera telematica e a distanza, quindi da remoto, e controllare tutti i singoli defibrillatori. Uno dei problemi principali che hanno i comuni, se vogliamo parlare di un problema, è poi la manutenzione dei defibrillatori, perché i vari cambi di amministrazione, oppure non si trova mai il responsabile in questo. Trovare una rete appunto da remoto, dove darà quando è la scadenza della batteria o dare la scadenza delle placche, aiuterebbe tanto i comuni. Come leggevo dallo slogan, non serve essere un supereroe per salvare una vita. Grazie, grazie a voi, grazie, salviamo una vita veramente, i numeri sono tanti e noi cerchiamo di farli scendere. E qualche anno fa ancora i bambini erano 50 che morivano in un anno, adesso siamo a 30, vogliamo azzerarli. Grazie anche a voi. Dal letto è bello che lasci solo il meglio di usare.